La torta a noce gianduia è un dolce davvero goloso, perfetto per la colazione. Preparala insieme a me. Iniziamo dividendo gli albumi dai tuorli. Nella ciotola di una planetaria munita di frusta, potete farlo anche con lo sbattitore elettrico oppure con la frusta a mano se non ce l'avete, possiamo mettere quindi il burro, che deve essere a temperatura ambiente, e 150 g di zucchero. Aziono la macchina e lascio che il composto diventi chiaro e spumoso. Perfetto, vedi? Com'è morbido e spumoso il composto. Ora è il momento di inserire la vaniglia, in questo caso io ho l'estratto di vaniglia, ma puoi usare anche i semi interni di una bacca, e i tuorli uno alla volta. È il momento più goloso, quello di aggiungere crema gianduia Caffarel. E ora amalgamiamo tutto. Il composto è pronto, ora mi dedico a tritare le noci. E ora aggiungo la farina di noci in planetaria. Vado a montare gli albumi con 50 g di zucchero, che sono appunto i rimanenti della ricetta. Mi raccomando, gli albumi devono essere a temperatura ambiente. Nel momento in cui cominciano a diventare bianchi, vado ad aggiungere lo zucchero in 2-3 volte. Ci siamo! Ora, farina, fecola, le vado a mischiare, e lievito. Mischio tutto, ho mischiato le polveri e adesso vado ad aggiungerle al composto alternandoli agli albumi montati. Aggiungo un pizzico di sale e ho fatto. Spruzzo con lo staccante una tortiera di 24 cm di diametro, tu puoi usare anche il burro e la farina. Metto sul fondo un disco di carta forno. Se usi il burro, imburra e appiccica sopra la carta forno senza infarinare, mentre infarina i lati. E ora verso il composto all'interno. Inforno la mia torta di noci gianduia in forno ventilato a 165 gradi. Se usi il forno statico, mettilo a 175 per circa 50-60 minuti. Senti che profumino? Questa torta è un vero capolavoro di gusto e bontà. Un tocco di zucchero a velo e la nostra torta noce gianduia è pronta.